Sono generalmente giorni di giubilo, quelli che si vivono a Palma Campania nel periodo magico, sia chiaro, non circoscritto ai soli 3 giorni di festeggiamenti, in cui la secolare tradizione del carnevale anche assorbe completamente o quasi l'attenzione della gente. Un momento in cui problemi e preoccupazioni vengono riposti in un cassetto, per lasciare spazio a sfrenato divertimento e a quel pizzico di follia che in circostanze come queste non potrebbe essere più salutare. Non sarà purtroppo l'edizione, che proprio ieri pomeriggio ha preso il via, la stessa degli anni precedenti. La comunità palmese, infatti, proprio nei giorni immediatamente antecedenti alla festa più sentita e adorata, è stata scossa da 2 tremende tragedie che ne hanno profondamente segnato l'avvicinamento. Il suicidio del giovane Anello ed il tremendo matricidio compiuto da Antonio Nunziato hanno inevitabilmente spostato l'attenzione della popolazione verso altre problematiche. Nulla che potesse fermare la macchina carnevalesca, ormai in piena corsa, come è giusto che sia, ma un fortissimo campanello d'allarme è suonato. Cosa succede a Palma Campania? È la domanda più ricorrente cui si va incontro, passeggiando tra le strade di una cittadina mai finita così spesso. Non dimentichiamo il dramma della famiglia Ferrara, ancora in attesa di conoscere la sorte dell'amato Antonio, o l'assassinio in estate della povera Alessandra. Comunque dicevo, mai finita così spesso agli onori della cronaca locale e non. La sensazione di un profondo malessere e di un inarrestabile declino di un paese fino a pochi anni fa dinamico e fortemente legato alla propria identità, alle proprie tradizioni, sta dilagando nelle coscienze dei palmesi, dilaniandole e probabilmente anche ponendole di fronte alle proprie responsabilità. Ma non è questo il momento dei processi. C'è ancora una donna da riaccogliere al termine della forse inutile autopsia a cui è stata sottoposta, a nota a margine, onore alla famiglia che ha autorizzato l'espianto degli organi, ed un giovane innamorato del cardinale da commemorare degnamente. Da domani però ci si interroghi tutti, dal primo all'ultimo cittadino, ed in maniera seria, sui reali mali di una comunità che forse per la prima volta sta smarrendo le sue certezze e forse anche la sua stessa identità. A maggio i palmesi saranno chiamati a scegliere da chi vorranno essere governati. È forse l'occasione giusta per loro, ma anche per chi ha intenzione di assumersi l'oneroso compito di restituire a Palma Campania, oltre all'antico splendore, anche il perduto orgoglio di sentirsi parte integrante del proprio paese.